So che siete una grande musicista, signora, dissi alla marchesa madre. Mi piacerebbe molto sentirvi. La signora di Cambremer Lagradin guardò il mare per non prendere parte alla conversazione, non considerando che fosse musica ciò che piaceva alla suocera. Giudicava il talento, supposto secondo lei, e in verità dei più grandi, che molti le attribuivano, come un virtuosismo senza interesse. È vero che la sola allieva di Chopin, ancora vivente, dichiarava a ragione che il modo di suonare, il sentimento del maestro, si era trasmesso attraverso di lei alla sola signora di Cambremer, ma suonare come Chopin era lungi dall'essere una referenza per la sorella di Legrandin, la quale non disprezzava nessuno quanto il musicista polacco. Sarei felicissima di suonarvi della musica, mi disse la signora di Cambremer. Ma sapete, io suono cose che non interessano la vostra generazione. Sono stata allevata nel culto di Chopin, disse sottovoce perché aveva paura della nuora e sapeva che costei riteneva che Chopin non fosse musica e suonarlo bene o suonarlo male erano espressioni prive di senso. Pur riconoscendo che sua suocera aveva una buona tecnica e perlava le note, concludeva, ma nessuno riuscirà mai a farmi dire che è un musicista. Però, questo rinnovamento di interesse per i notturni non era stato ancora annunciato dalla critica. La notizia si era diffusa solo attraverso conversazioni di giovani. Non era nota alla signora di Cambremer Legrandin. Mi tolsi il gusto di farglielo sapere, ma rivolgendomi a sua suocera, come quando al biliardo per colpire una palla si gioca di sponda, cioè che Chopin, invece di essere fuori moda, era il musicista preferito di Debussy. Divertente davvero, mi disse sorridendo la nuora, come se si trattasse di un paradosso inventato dall'autore di Pelléas. Era tuttavia ormai sicuro che avrebbe da allora ascoltato Chopin soltanto con rispetto e anche con piacere. Così le mie parole, che suonavano l'ora del riscatto per la vecchia marchesa, le stamparono sul volto un'espressione di gratitudine per me e soprattutto di gioia. I suoi occhi brillarono come quelli di Latoud e il suo petto aspirò l'aria di mare con quella dilatazione che Beethoven ha così ben espresso nel Fidelio quando i suoi prigionieri respirano finalmente quell'aria che dà vita. Pensai che stesse per stampare sulle mie guancia le sue labbra baffute. Ma come amate Chopin? Ama Chopin, ama Chopin! Si mise a gridare con un'appassionata alterazione
pronunciazione nasale della voce, come se avesse detto: Ma come, conoscete pure la signora di Frankenstein? Con questa differenza che i miei rapporti con la signora di Frankenstein le sarebbero state profondamente indifferenti, mentre la mia conoscenza di Chopin la gettò in una sorta di delirio artistico. L'ipersecrezione salivare non fu più sufficiente. Non avendo cercato neppure di capire che parte avesse avuto Debussy nella riabilitazione di Chopin, sentii solo che il mio giudizio era favorevole. L'entusiasmo musicale la travolse. Elodie, Elodie, ama Chopin. I suoi seni si sollevarono e batté l'aria con le braccia. Ah, m'ero ben accorta che eravate musicista, esclamò. Dovevo capirlo, artista come siete, che dovevate amarlo. È così bello. E la sua voce era così ghiaiosa, come se per esprimermi l'ardente passione per Chopin si fosse, a imitazione di Demostene, riempita la bocca con tutti i sassi della spiaggia, e alla fine ci fu il riflusso che giunse fino alla veletta, che non ebbe il tempo di mettere al sicuro e che ne fu inondata finché la marchesa tolse con il fazzoletto ricamato la bava schiumosa con cui il ricordo di Chopin aveva inumidito i suoi baffi. Come avviene in borsa? Quando si produce un movimento a rialzo che avvantaggia tutto un comparto di titoli, un certo numero di autori poco considerati traevano beneficio dalla reazione, sia perché non avevano meritato quel disprezzo, sia semplicemente, cioè che permetteva di dire qualcosa di nuovo esaltandoli, perché vi erano incorsi e si andavano perfino a cercare, in un lontano passato, alcuni talenti indipendenti sulla cui fama non sembrava dover influire il movimento attuale, ma di cui uno dei nuovi maestri si diceva che avesse citato il nome con rispetto. Spesso era perché un maestro, chiunque egli fosse, per quanto esclusiva fosse la sua parola, giudicava con sentimento originale, rendendo giustizia al talento ovunque si trovasse, e magari anche a qualcosa di meno del talento, a qualche gradevole ispirazione, gustata un tempo e collegata a un momento amato della sua adolescenza. Altre volte, perché certi artisti di altra epoca hanno realizzato in un semplice brano qualcosa che somiglia a ciò che il maestro si è reso conto di aver voluto fare lui stesso.